Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Come avrete letto sicuramente dal titolo qua sopra o qua sotto, oggi sono qua per la TBR di marzo. Direi di non perderci in chiacchiere e cominciamo subito con il primo libro, ovvero Il Drago Rinato, terzo libro della saga della Ruota del Tempo di Robert Jordan. È da gennaio che ho cominciato a leggere questa saga e mi sta piacendo abbastanza, per cui continuo leggendo il terzo volume. Sono ben 14, per cui sono ancora all'inizio. Allora, penso che il titolo già dica qualcosa, ma soprattutto ciò che è successo nel secondo mi fa avere diverse teorie. Una delle cose che mi ha dato più fastidio del secondo libro, poi ne parleremo meglio nel wrap-up, è stato il personaggio protagonista principale, che ha passato metà del tempo a dire no, io non sono il protagonista. E allora, all'inizio mi andava anche bene, poi ha cominciato a darmi fastidio. Quindi, messo davanti all'evidenza, mi aspetto in questo terzo volume che questa dinamica non si ripeta, o almeno che non si ripeta più di tanto, perché mi ha relativamente stufato già nel secondo libro. Quindi mi aspetto un personaggio protagonista così pronto a combattere, però allo stesso tempo, diciamo, un po' migliorato rispetto a quello che è successo nel secondo. Sono davvero curiosa di vedere il protagonista, ma in realtà anche tutto quello che ci gira intorno, perché non ho davvero idea di cosa possa succedere in questo libro. Cioè, penso che il titolo, Il Drago Rinato, sia abbastanza chiaro, ma allo stesso tempo non mi dice più di tanto, nel senso che penso che sarà tutto incentrato appunto sul drago, ma che fa dalla mattina alla sera? Ecco, questo è un attimo il dubbio che mi pongo, anche perché sono 700 pagine di nuovo, per cui sono curiosa di vedere cos'altro Jordan ha creato, e in realtà il protagonista non è il mio personaggio preferito, sono ben altri, quindi in realtà sono molto curiosa di vedere anche la loro parte. Ho letto una notizia recentemente secondo cui la seconda stagione della serie TV sarà tratta dal secondo e dal terzo volume e le due storie saranno portate avanti in parallelo. Quindi sono ancora più curiosa di leggere questo terzo libro per poi vederlo trasposto nella serie. Quindi sono anche molto curiosa di vedere qual è il materiale che la serie proverà a mettere in scena. E poi penso mi farò anche diverse teorie su cosa cambieranno, come, dove e quando, perché effettivamente il secondo libro da trasporre sullo schermo è un po' problematico, ne parleremo un po' meglio nel wrap-up, e quindi in generale molto curiosa di leggere il terzo. La saga mi sta piacendo, mi piace un sacco il world building e quindi sono curiosa di continuarla. Per il momento mi sta prendendo abbastanza, per cui leggo sempre il libro successivo. Prossimo libro dal mondo di Shadowhunters, e sto parlando di Catena di Ferro, ovvero The Last Hours 2. Allora, io a febbraio ho letto il primo Catena d'Oro, anche qua ne parleremo meglio nel wrap-up, e ho deciso di continuare. In realtà le due trilogie a mancarmi sono The Last Hours e The Elder Curses. Una è nel 900 e l'altra invece è quella dei Malek. Io volevo leggerla in ordine cronologico, quindi leggere la prima che è uscita, ma ho sbagliato, perché il primo libro ad essere uscito in realtà è il primo della trilogia dei Malek, che se non erro è La Mano Scarlatta. E poi è uscito Catena d'Oro, ma avevo più voglia di leggere The Last Hours e quindi ho cominciato con quello. A me non piace proprio per niente alternare le saghe, cioè a meno che non ci siano spoiler di quelli giganti, che allora lo faccio, se no a me piace cominciare e finire una trilogia o una saga. Per cui continuo con la saga di The Last Hours, appunto con Catena di Ferro, e poi dopo mi leggerò The Elder Scrolls. Si tratta di due trilogie non ancora concluse, ci manca il terzo libro per entrambe, e tra l'altro il terzo libro di The Elder Scrolls, ovvero Chain of Thorns, uscirà circa a novembre di quest'anno e sono quindi ben consapevole che dovrò aspettare parecchi mesi per scoprire cosa succederà e come andrà a finire il tutto. Però mi potrò consolare leggendo The Elder Scrolls e leggendo dei Malek. Il primo libro l'ho affrontato un po'... sì, lo voglio leggere, ma TDA non è stato poi così meraviglioso, non sapevo bene cosa mi sarei trovata davanti, nonostante tutti l'hanno amato, e mi è piaciuto parecchio, quindi sono molto curiosa di scoprire cosa succederà nel secondo libro, anche a livello di cattivi, trama, e anche in realtà a livello di romance, perché sono davvero tante le ship, e come sempre ho le mie preferite. Non dico niente per non fare spoiler, e quindi sono curiosa. Spero che la parte romance non diventi eccessiva, perché semplicemente per gusto personale non mi fa impazzire.
se si perde quella vena di azione, quella vena da Shadowhunter, secondo me, insomma, si perde qualcosa. E mi piace, insomma, questo romance che alla Claire viene molto bene, però quando diventa eccessivo, quasi un melodramma, no. Quando questo romance diventa il fulcro centrale di tutta la narrazione, non succede nient'altro, di nuovo, no. In sostanza, spero che il romance non diventi troppo eccessivo o troppo pesante, ma in realtà solo per una questione di puro gusto personale. Spero in un cattivo un po' consistente, nel senso che da questa trilogia speravo e spero tuttora in un cattivo un po' alla Valentine, e quindi un cattivo un po' corposo per tutta la trilogia, non quella serie di piccoli cattivi messi lì. Un po' come era successo in TDA, nonostante TDA avesse tanti altri problemi. Vi lascio qua sopra nelle schede il Book Talk. Spero in un cattivo con la C maiuscola, ma allo stesso tempo non so se ci sarà. E però sono curiosa, insomma, di vedere come tutta la situazione andrà avanti. Prossimo libro sono sicura che lo potete immaginare. Ed è lui. Figlio degli abissi di Rick Riordan, che torna in TBR di nuovo. Allora, questo libro è in TBR da diversi mesi e è perché lo voglio leggere. Adoro Rick Riordan, ho letto tutto di lui tranne questo libro e sono quindi molto molto curiosa di leggerlo, di scoprire la sua nuova storia e i suoi nuovi personaggi. Ma non l'ho mai letto, per il semplice fatto che ci sono sempre altri libri che ho più voglia di leggere o magari non sono nel mood di leggere di qualcosa così leggero e scherzoso come spesso è Rick Riordan. Devo essere un po' nel mood per leggere questo libro ed è un mood un po' più particolare rispetto agli altri. Però davvero lo voglio leggere, quindi a marzo spero di farcela. Ripeto, si tratta della nuova saga di Rick Riordan, so che è ambientata nel mondo marino, come più o meno il titolo e la copertina potevano far intuire. E dai, spero di leggerlo, ovviamente se non lo leggo lo ritroverete in TBR di aprile, ma dai, entro la fine dell'anno lo leggo. Poi, a marzo ci sono diverse nuove uscite molto molto interessanti. Queste tre uscite sono distribuite nel corso di marzo e sono libri che ho relativamente voglia di leggere. È molto probabile che andranno in TBR e quindi li leggerò alternati ai libri di cui vi ho già parlato. Cominciamo dal primo libro che esce l'8 marzo ed è Un voto così intrepido e mortale, ovvero il terzo libro della saga di Curse Breakers, cominciata con Un fato così ingiusto e solitario, che sono riuscita a leggere a febbraio, poi nel ruolo ne parleremo meglio e in realtà ho letto anche il secondo. Per cui ecco il terzo in TBR, uscirà proprio l'8 marzo. Dipende un po' dal mio mood, però soprattutto se il secondo finisce come sospetto, è molto probabile che io mi getterò sul terzo. O comunque è probabile che io abbia voglia di leggere il terzo. È un libro che quindi probabilmente leggerò, non so se subito dopo la data d'uscita, ne dubito, però probabilmente anche questo lo leggerò a marzo. Prossima uscita è Po, la nocchiera del tempo, il primo libro della nuova saga di Licia Troisi chiamata Le guerre del multiverso. Questo esce, se non ricordo male, il 14 di marzo. Allora, io della Troisi non ho letto tutto, comunque vi lascio il video su come leggere i suoi libri qua sopra nelle schede. Mi mancano due saghe, tra cui quella del Dominio, che volevo leggere, avevo messo in TBR qualche mese fa, ma non ero mai riuscita a leggere alla fine. Però non ne ho sentito parlare troppo bene. Però nonostante questo ho molta voglia di rileggere Licia Troisi, ho riletto anche Le cronache qualche mese fa. E quindi, visto che esce il suo nuovo libro, è probabile che lo leggerò. Dubito però di avere tempo di leggerlo a marzo, quindi è altamente improbabile che io lo legga. Ma sono molto felice di questa nuova uscita della Troisi e probabilmente lo troverete in TBR di aprile. Questa TBR è più lunga di quanto effettivamente leggerò, ma questo è per darvi un'idea di quali sono i libri che probabilmente leggerò a marzo. Bene, questo video si conclude qua, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo che qua sotto in info box trovate anche come sempre i link al mio Instagram e al mio Goodreads. Vi ricordo di seguirmi anche lì. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!